No, uno che viene da Marte, ma esiste questa cosa. E allora le parole, per esempio, come lavoro, che significato assumono nell'Italia che vediamo tutti i giorni? Quella di adesso, facciamo uno screenshot, facciamo pausa, una foto e andiamo a leggerci questo articolo 4 per capire la parola lavoro, che cosa significa nell'Italia del febbraio 2013. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Cioè il nostro lavoro serve per migliorare e elevare la società. E allora di lavoro vorrei che ci parlasse Fausto, che si presenta. Fausto, facciamogli un grande applauso anche a lui, perché è uno di noi che entrerà là dentro, è uno di loro che se ne va fuori! Roma è bella, ma stasera Roma è imperiale. Io sono uno di voi, sono una persona normale, un babbo di due bellissimi bambini, ho 41 anni, sono candidato al Senato per la Toscana, anche se sono veneto all'origine, ma ho 12 anni che sono orgoglioso di vivere in una bellissima città come Prato. Vi dico questo, vi racconterò una storia questa sera, è la storia di un ragazzo con una famiglia normale, come tante famiglie che ci sono in Italia, con un babbo, un papà che lavorava alla Breda di Porto Marghera, una mamma infermiera, un ragazzo che per studiare e per aiutare a casa ha iniziato a lavorare a 15 anni. D'estate, mentre i propri amici andavano al mare, 14 ore il sabato, 14 ore la domenica, 28 ore un weekend, 30.000 lire in nero. Un ragazzo che a 17 anni ha fatto il magazziniere, 18 il banconiere, che per pagarsi l'università ha fatto il bracciante agricolo, il manovale, ha fatto tutta una serie di lavori. Umili, direbbe qualcuno, utili, direi io. Un ragazzo che è diventato grande, che ha fatto dei sacrifici, che ha fatto delle rinunce e che poi assieme ad altre persone ha realizzato il proprio sogno, farsi un'attività propria, aprire un'azienda, amministrare un'azienda, vederla crescere insieme a delle altre persone e poi arriva un governo. Arriva un governo che dall'oggi al domani ti cambia una legge. Taglia il quinto conto energia, si bloccano le fonti rinnovabili e tu, con tutti i tuoi risparmi di una vita, ti ritrovi lì, sul nulla, nel silenzio generale dei giornali e delle televisioni, quante aziende hanno chiuso. E io, con quelle persone lì, con i miei operai, i miei collaboratori, cosa faccio? Cosa faccio? Ho iniziato a fare una cosa. Ho iniziato a togliermi i benefit. Io e i miei soci abbiamo iniziato a tagliarci lo stipendio. Abbiamo fatto... Alla fine lo stipendio non lo pigliamo nemmeno per pagare i nostri operai, ma non basta. Non basta, perché i pagamenti in Italia, la media dei pagamenti in Italia è a 180 giorni, perché la media europea è a 52, se voi andate in Finlandia e in Estonia la media è 17 giorni, in Germania è 34. Noi siamo i primi o gli ultimi, diciamo così, nei pagamenti. Dopo di noi c'è la Grecia, la Spagna e poi il Portogallo. Questa è la realtà. Come fai ad andare avanti così? Se il primo non pagarti allo Stato, però vuole le tasse su qualcosa che tu non hai.
dico una cosa, questa settimana ho dovuto lasciare a casa quattro persone. Non sapevo come fare, queste sono... Queste sono persone, sono padri di famiglia, hanno una famiglia. Io posso chiudere, posso fallire come imprenditore perché non sono capace, ma non lo posso fare per un decreto legge. Non lo posso fare perché dei morti vogliono la mia morte, dei miei figli, e io non lo permetterò mai. Io ho sentito il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, dire una cosa, dire che i politici sono come gli imprenditori, che poi se falliscono il popolo li manda a casa. No signori, non funziona così. L'imprenditore se fallisce, fallisce con i suoi soldi. Il politico quando fallisce fa fallire il proprio popolo, è un'altra cosa, e Renzi non capisce un cazzo. Vi voglio leggere nella sottoscritta una frase dell'unico vero presidente che io ho avuto, Sandro Pertini. I giovani non hanno bisogno di sermoni, hanno bisogno di esempi, di onestà, coerenza e altruismo. Questa è la verità. Questa è la verità, qual è la loro coerenza? Quali sono i loro esempi? Dov'è il loro altruismo? Dov'è? Io vi dico una cosa, noi questo paese ce lo riprendiamo perché questo paese è nostro! Del coordinamento dei comitati contro gli inceneritori. Suo marito, un medico Bolognini che ha speso la vita, è morto qualche tempo fa, ma ha speso la vita per noi. Vi voglio leggere il suo messaggio che ci ha mandato da casa. La piazza è stracolma di persone meravigliose. A casa ci sono italiani meravigliosi che vi stanno guardando e parteciperanno al cambiamento. Il momento è ora. Se cambiare si può, dobbiamo farlo adesso! Noi ci riprendiamo il paese! Noi! Il paese è nostro e di nessun altro! Di nessun altro! Vi dico una cosa! Questa sera, domani, guardate i vostri figli! E pensate a loro tra 20 anni, al futuro, se volete avere ancora figli, casini, questa gente qui, oppure delle persone oneste, delle persone come voi, questo è. E allora andate a casa, abbracciate i vostri figli, stringetevi forte, perché il momento è adesso, questo paese ce lo riprendiamo, è nostro! Vi abbraccio tutti, tutto il Movimento 5 Stelle, tutto, ma voglio fare un ringraziamento particolare a tutto, e dico tutto il Movimento di 5 Stelle di Prato, è una persona speciale, che ha sempre combattuto e non ha mai mollato, Daniele Baldi, grazie a tutti, ciao ragazzi, ce lo riprendiamo il paese! Avevo paura di essere uno schiaffo e volavo laggiù in fondo, sono alto come una sua gamba. Grande Fausto!
Io credo che quello che lui ha detto è giusto, è questo qua al momento. Ce ne stiamo accorgendo tutti, secondo me lo sanno anche loro. Mi è arrivata una notizia che non so se sia vera, che a quanto pare in Rai non si parlerà di exit poll la settimana prossima, perché non sanno prevedere che cosa succederà.